Buongiorno, buongiorno, benvenuti come ogni domenica nel nostro angolo di pace e di mondo in compagnia mia e di Aurora che adesso arriva ed eccoci qui proprio nella nostra colazione in biblioteca. Ciao Aurora, buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno. Sono molto felice di ritrovarti anche questa domenica per la nostra colazione letteraria. Sono molto contenta. Non posso mancare, lo sai, è un appuntamento a cui tengo in particolare e aspetto tutta la settimana per ascoltarti. E poi oggi abbiamo, devo dire, una puntata un po' bella corposa, perché abbiamo tre libri, quindi ci prendiamo un blocco per ogni libro per gustarcelo bene. E sono tre libri che io adoro, quando mai dirai tu. No, Però devo dire che hai avuto tre ottime scelte, poi sono. guarda, ho pensato anche oltre insomma ai miei gusti personali a il primo autore. Partiamo subito, lo Sì, sveliamo. subito, È un subito. autore, esatto, è un autore, cara Silvia, che è stato tradotto veramente in tutto il mondo in più di 50 lingue diverse. I suoi romanzi sono veramente dei best sellers che vendono milioni e milioni di copie in tutto il mondo. Parliamo di un caso editoriale universale, si tratta quindi dello scrittore, traduttore, accademico giapponese Murakami. E qui chi non conosce Murakami? Devo dire che prima o poi nella nostra vita abbiamo incontrato un suo È romanzo, vero. o un suo, Se non chiunque. conoscete Murakami, siete delle brutte persone. Non è possibile, non ci, guarda, quasi non ci credo. E, fra l'altro, ecco, poi Murakami è un personaggio, non tutti lo amano comunque. Io mi è capitato, insomma, di incontrare persone che non amano proprio il suo stile, che Sì. Lui ha molte figure retoriche, molte parafrasi nei suoi libri, quindi ha proprio un genere di scrittura un po' suo che o ti piace o non ti piace, però fa sempre buono riflettere. È una persona che scrive con molta intelligenza i suoi libri, io lo amo per quello. Esattamente, anch'io. E poi diciamo che una cosa particolare che lo contraddistingue è che segue veramente diversi filoni, filoni più onirici, tipici insomma della letteratura giapponese, no? Possiamo trovare scritture simili anche in Yoshimoto, ad esempio. Oppure novelle più racconti, racconti brevi, racconti lunghi, anche questo insomma che spesso appoggiati alle tematiche fiabesche, altrimenti ecco l'altro grande filone di cui è capostipite Norwegian Wood, cose più dedicate a rapporti più fra ragazzi, ecco, adolescenziali. Quindi Murakami secondo me in realtà ne ha per tutti i gusti. Comunque, Io sono curiosa di sentirti raccontare questo libro perché è un libro così particolare che sono proprio curiosa di vedere come ce lo racconti, perché senza svelare troppo, bisogna proprio leggerlo, perché se no solo raccontarlo si rischia di spiegare delle cose che poi alla fine, diciamo, anticipi molto. Non so come oddio, cercherò di non fare spiegarlo. spoiler, è No, ma difficilissimo. giusto per metterti nella condizione di non avere ansia, eh. Assolutamente. Allora, comunque, guarda, il genere, io con tanta curiosità mi sono. È una novella che non conoscevo, cioè ero passata attraverso, non mi era mai capitata fra le mani, poi non le avevo dato così importanza, un po' perché è anche un genere che di solito non è il mio. Allora, si tratta quindi di una lettura molto rapida, ma Sì. tutti e tre i libri di oggi, insomma,
hanno questa caratteristica, che si intitola La strana biblioteca. Quindi è una novella di 88 pagine pubblicata nella collana Super Coralli di Einaudi. È una collana bellissima che fra l'altro spesso, ecco, è dedicata ai libri che hanno anche delle illustrazioni, perché ha la copertina rigida, le pagine all'interno sono patinate, lucide, perché appunto questa novella, La strana biblioteca, è una novella illustrata da Lorenzo Ceccotti e aggiunge veramente un grande fascino a questo racconto. Allora, che ti posso, cerco di non svelare troppo, perché non è così evidente. Comunque, diciamo che si tratta di un racconto che ha due caratteristiche. Intanto pochissimi personaggi presenti, c'è il protagonista che è un giovane ragazzo che entra in una biblioteca, lì per lì una biblioteca come tante. E però in questa lui all'uscita della scuola arriva al bancone di questa biblioteca semideserta per restituire dei volumi. La signora che lo accoglie con aria molto seria e enigmatica gli fa restituire i volumi, molto severa, controlla le date che abbia rispettato la data di restituzione. E lui non sa un po' come togliersi da questo sguardo indagatore della bibliotecaria, e l'unico modo che trova è quello di dirgli: sono alla ricerca di un altro libro. Lei gli chiede quale, e lui non sa cosa inventare, quindi risponde: ho bisogno di un saggio sulla riscossione delle tasse nell'impero ottomano. E lei gli indica di recarsi in una stanza, dove potrà trovare questo libro, nella famosa stanza 107. Ed ecco Silvia, esatto. E qui inizia, cosa mi ha incuriosita? Naturalmente, prendendolo in mano, come dicevamo anche l'altra volta, il titolo La strana biblioteca e l'immagine di copertina mi hanno subito attirata. E dico: toh, Murakami, La strana biblioteca, come ho potuto non leggerlo? E così in un'ora, perché veramente lo leggete molto, forse anche meno di un'ora, vi soffermerete di più sull'interpretazione di alcuni simboli presenti nel libro. E quindi questo titolo, devo dire, Silvia, mi ha veramente catturata e ho iniziato questa lettura. Allora, dicevo prima che non vi voglio svelare di più sulla trama, perché altrimenti vi tolgo tutto il gusto, ma diciamo che i personaggi presenti in questo racconto lungo, come dicevo prima, sono fra l'onirico e il metafisico, ma è la prima volta, correggimi se sbaglio, se mi sfugge qualcosa, che io noto in un romanzo di Murakami un gusto per il pulp. Io non mi viene in mente ora, così come te lo sto dicendo, ci sto riflettendo, ma non mi pare di aver letto altre nei suoi romanzi personaggi che mi abbiano ricordato, ecco, questi. Ricordiamo per tutti, insomma, il pulp, che cos'è in letteratura, ma insomma ne abbiamo in letteratura e nel cinema, basta pensare ai film di Tarantino, no? E Sì, quindi esatto. Sì, c'è esatto. un po' quel miscuglio, no, tendente all'horror, no? Bravissima. Beh, la copertina già un po' te lo ricorda, perché sembra proprio, no, questa gabbia che porta la luce, il viso nascosto, quindi un pochino tra mistero e qualche cosa che dici: questa strana biblioteca ti dà delle aspettative. Esatto. Effettivamente. Possiamo dirlo che, diciamo, che si concentra il libro su questa stanza dove lui vive
viene un po' imprigionato Mm-hmm. e ha poi questo, no, questo incontro con poi la fanciulla, no, che Esatto. cerca di aiutare, di fuggire, no, da questa sorta di prigione. Io l'ho Esatto. trovato una lettura molto psicologica in alcuni punti, dove entri veramente dentro la persona che legge. Murakami ha la particolarità di portare il lettore dentro la lettura, nei suoi romanzi. E Verissimo, verissimo. in questo devo dire che ci riesce quasi perfettamente. Perché ti fa. È concentrato sulla lettura, non vorrei dire troppo, però. Guarda, lo so, è difficile Perché perché in questo è da leggere questo libro. momento, breve, qualunque cosa si dica. Diciamo, guarda, soffermiamoci, hai già detto una cosa importante, questo ragazzo in realtà, hai detto, viene fatto prigioniero. La vicenda, vi posso dire anche questo, che si svolge in 3 nottate, 3 giorni e 3 notti, poi dopo insomma arriviamo alla soluzione finale, e lui in queste 3 notti incontra dei personaggi chiave. Io mi vorrei soffermare un po' di più, se mi permetti, in maniera leggera, ma sulla simbologia di questi personaggi e sul luogo biblioteca, cioè mi ha fatto proprio riflettere. Allora abbiamo detto che c'è un aspetto pulp molto forte e per me sorprendente, per chi si affaccia, insomma, per un lettore abitué di Murakami, quindi fra le righe di questo racconto c'è una violenza molto, molto forte, molto eccessiva, che infatti alcuni amanti veramente del genere di Murakami mi hanno detto che gli è quasi risultato insopportabile. Questa cosa è accentuata moltissimo, come dicevi, dalle immagini che sono a pagina intera, quasi tutte, e in bianco e nero, quindi con le sfumature del grigio. L'unico elemento di colore è rappresentato da questo filo conduttore rosso, un po' come il filo di Arianna, che porta il lettore da una pagina all'altra, quindi fra l'altro, quindi nero e rosso già, ecco, come ambientazione, ecco, ci fa capire dove ci troviamo. E quindi ecco, simbologia nelle immagini, simbologia nei personaggi. Il protagonista, questo ragazzino poco più che adolescente, rappresenta, secondo me, ma insomma, tutti noi in cerca della propria libertà. E dove la va a cercare questa libertà? Cos'è che gli permetterà di erudirsi e di crescere? Proprio il confronto con il testo scritto, in un luogo che spesso, secondo me, rappresenta proprio un intermediario per noi che viviamo, insomma, in città, presi dalla nostra quotidianità, questo luogo che rappresenta l'intermediario tra la nostra realtà quotidiana e l'immersione in un viaggio letterario, è proprio la biblioteca e la sua sala di lettura. Questo mi affascina molto, no? È vero che la maggior parte delle persone che entrano in sala di lettura sono studenti che vengono per trovare un angolo di pace che in casa non hanno per studiare, ma moltissimi vengono anche a leggere. E non sono testi che non possono uscire dalla biblioteca, come è la scusa che viene data al protagonista della nostra storia, ma ecco perché quel luogo lì è un luogo neutro. Io lo vivo, ecco, spesso così. E leggere e ti permette di leggere in un contesto completamente differente dal solito. Vero. Con, è vero? Condividendo in maniera silenziosa, insieme ad altre persone, la stessa passione, lo stesso bisogno. E io lo trovo molto affascinante. La biblioteca, in questo caso, proprio anche in questo romanzo, diventa un mezzo di evasione.
ci fa perdere la cognizione del tempo, così come la perde il nostro protagonista, ci fa immergere, spogli insomma dai rumori, dai suoni, da altre luci, da altri stimoli, ci fa immergere completamente nella nostra lettura. Quindi ecco che Murakami, questo mi ha molto colpita, che abbia dedicato un lungo racconto alla biblioteca, mi è piaciuto molto. Altro simbolo, e poi ecco, credo di essere arrivata a fine, i personaggi stessi sono simboli delle tappe che questo ragazzo attraverserà. Cito ad esempio l'uomo, il carnefice, che lo tiene prigioniero, sono le sue paure, che lui deve attraversare e sconfiggere per crescere. La giovane ragazza invece è la sua speranza, piuttosto che l'uomo pecora è l'uomo sottomesso. Insomma, veramente è un racconto breve che si può leggere in diverse chiavi, ecco, con tanti livelli di lettura diversi. Quindi consigliatissimo. Posso leggere io? Assolutamente sì. Vai, chiudiamo il blocco con l'incipit come sempre, perché sai che a me questa particolarità piace, quindi Che tutto tuo. incuriosisce. Vado. Esatto, vai. Nella biblioteca regnava un silenzio assoluto, più profondo del solito. Mentre avanzavo sul linoleo grigio del pavimento, le mie scarpe di cuoio nuove di zecca scricchiolavano in maniera strana. Non mi parevano neanche le mie. Ogni volta che metto delle scarpe nuove mi ci vuole un po' di tempo per abituarmi al loro suono. Al banco dove si prendevano i libri in prestito era seduta una donna che non conoscevo, assorta nella lettura di un volume molto spesso, spesso e largo. Dal movimento dei suoi occhi sembrava che col sinistro leggesse la pagina di destra e col destro quella di sinistra. Mi scusi, dissi. La donna mise giù il libro con un colpo secco, alzò il viso e mi guardò. Sono venuto a restituire questi, dissi posando due libri sul banco. Uno si intitolava Come costruire un sottomarino e l'altro Memorie di un guardiano di pecore. La donna guardò dietro le copertine per controllare la data di consegna. L'avevo rispettata naturalmente. Io rispetto sempre le date di consegna. È quello che mi ha sempre raccomandato mia madre. E la stessa cosa vale per i guardiani di pecore. Se non rispettano gli orari, le pecore finiscono con l'agitarsi. La donna appose il timbro restituito sulla scheda dei libri e si rimise a leggere. Vorrei prenderne in prestito altri, le dissi. Scendi la scala e vai a destra, mi rispose lei senza nemmeno alzare il viso. Stanza 107, in fondo al corridoio.